Buongiorno a tutti voi, è davvero un grandissimo piacere accogliere quattro amici. Comincio da Isabelle Aubert, che era per la prima volta qua all'istituto, che è la co-curatrice di questo volume, che è l'occasione, una delle occasioni per questo incontro. Questo dialogue avec Habermas, che è il frutto di un convegno importante organizzato da Jean-François Kervegan e Isabelle, appunto, a Parigi. E qui hanno avuto la bontà di invitarmi, ho avuto la fortuna di partecipare a un convegno, diciamo, su Habermas, ma soprattutto con Habermas, nel quale Habermas ha interloquito moltissimo, rispondendo a ogni questione, sia per iscritto che prima nella discussione, appunto, nel convegno. E Jean-François è un amico dell'istituto, un amico personale dell'istituto di Salerno, di Napoli, diciamo, potremmo richiamare tantissime occasioni di discussione, sia qua a Napoli che a Salerno con il laboratorio Kelsen che a Parigi. E poi abbiamo due altri amici dell'istituto, cioè Sandro Ferrara e Stefano Petrucciani, che sono due esperti italiani di Habermas e quindi le persone, i candidati naturali a discutere a partire da questo libro. Diciamo, questo è un seminario che non è solo tanto una presentazione del libro, ma è una discussione sull'attualità della lezione di Habermas, diciamo così, e anche i problemi che comporta, che certe sue posizioni comportano, alla luce del libro, che è un libro corposo che analizza tanti aspetti, tante questioni. Io mi limito a dire, poi dopo magari farò un intervento più nel merito, a dire una cosa. Habermas mi sembra, in fondo, diciamo così, l'ultimo grande filosofo formatosi alla scuola della filosofia, della grande tradizione filosofica, metafisica o post-metafisica, come dice lui, continentale, europeo-continentale, tedesca in modo particolare. E questa cosa si sente moltissimo, nel senso che secondo me questo ancoraggio nella grande filosofia tedesca lo preserva, diciamo così, da certi rischi che invece in altri sviluppi si corrono, diciamo così, e anche a volte nella sua scia tra gli epigoni, tanto per mettere subito un pochino di pepe. E poi Habermas ha il merito grande di, a 86, quanti ce n'ha? Anche di più forse. 90 ora, oramai 90, io poi tendo, siccome mi tolgo, mi non riesco a pensare che il tempo passi per me, lo proietto sugli altri, per cui per me è sempre quello di qualche anno fa quando l'ho incontrato, invece ce n'ha 90, che mi sembrava già allora, diciamo, giovanissimo per quanto era vispo e voleva interloquire. È uno che ancora, e l'ha fatto, si è visto di recente in un libro importante, abbiamo anche discusso questo sulla elaborazione del sacro, no? Riflette su se stesso, ritorna su se stesso, in chiave critica, cioè rettificando se stesso, che secondo me è un pregio raro, prezioso, è la vera cifra della filosofia. Mi limito a dire, chiudo con questa breve introduzione, e l'abbiamo pensato di strutturare, ringraziando ancora, veramente dando il benvenuto ai nostri ospiti francesi e italiani, e abbiamo pensato di strutturare questo seminario in questo modo, cioè inizieranno Sandro Ferrara e Stefano Petrucciani, poi ci sarà un intervento di Isabelle Aubert, di Jean-François Kervegan, e poi ci sarà una discussione, la possibilità di fare delle domande, di intervenire. Insomma, diciamo che alle 6:30 dobbiamo chiudere, ecco, 6:40 proprio massimo, loro devono prendere un taxi. Però fidatevi, perché poi in 20 minuti arrivate. E lo facciamo come abbiamo sempre fatto, anche appunto nelle esperienze precedenti. Gli italiani parlano italiano, i francesi in francese, e ci si capisce
finora è sempre accaduto. Poi se c'è, non, spero che non siano intervenute delle questioni diplomatiche. No, no, sto scherzando. Credo che ci capiamo lo stesso. Semmai parleremo un pochino in inglese. Prego, Sandro. Grazie, intanto ringrazio per l'invito, è sempre un'occasione per me gradita di essere qui in questa officina di pensiero filosofico. C'ero stato di recente a dicembre, è un piacere ritornarci per parlare di qualcuno che è stato un mio maestro in itinere, finito di fare la mia tesi di dottorato a Francoforte quando iniziava la sua, riprendeva diciamo nel 1983 la sua cattedra. Ed è un piacere discutere questo libro con Isabelle Auberte e Jean-François Kervégan, perché questo libro che ho potuto leggere e alcuni dei saggi rileggere, oltre la replica di Habermas, è un'operazione importante per come se ne vede la traccia negli scritti, ma anche nella prefazione. Cioè è un'operazione importante perché ha dato un impulso a questa discussione, a questo seminario nell'80, scusate, nel 2014, a un dialogo che è sempre stato non dai più facili tra la scuola di Francoforte, per un verso, e l'ambiente intellettuale e filosofico francese. C'è una preistoria di questo, che è una famosa serie di conferenze di Adorno a Parigi, poi Habermas in diverse occasioni, di cui questa è la seconda, e poi c'è, diciamo, un lieto fine in una discussione che Onnet ha avuto di recente a Parigi. Però, come dicono i co-curatori, l'accoglienza del pensiero habermasiano in Francia è ambigu et compliqué. È ambigu e compliqué, tra virgolette, perché è qualcosa che porta a una frizione tra sensibilità molto diverse. E una sensibilità normativa, una preoccupazione fondamentalmente normativa, quella di Habermas, cioè cosa rende valide le nostre, cosa riscatta le nostre pretese di validità. Sul fronte epistemico, sul fronte pratico, meno su quello estetico, anche se c'è chi ha scritto un libro che tutti pensano impossibile scrivere, cioè Habermas e l'estetica, Peter Duvenage, sudafricano, si è avventurato in quello. Però fondamentalmente c'è una domanda normativa in Habermas di ricerca sul fondamento della validità, sulla giustificazione della validità, che è una domanda periferica nel contesto francese. Anche in quello italiano. È una domanda che qualcuno si pone, ma non è certamente mainstream. E in questo il contesto italiano e quello francese si assomigliano, in questo, perché anche nel caso italiano direi che c'è un'accoglienza. Io sottoscriverei questi due termini, ambigu e compliqué, dell'eredità habermasiana, per diciamo la minor presa dell'eredità kantiana nel contesto italiano rispetto a quello tedesco, e che è la molta più grande fortuna. Poi un altro tratto in comune è la forte presenza del marxismo in tutti e due i contesti, in quello francese e in quello italiano, e spesso lì sentiamo critiche, echeggiare delle critiche ad Habermas per aver abbandonato prematuramente questo aspetto della teoria critica a partire da teoria dell'agire comunicativo. Un'altra differenza ancora nei contesti tedesco e francese è la questione della svolta linguistica. La svolta linguistica, cioè la rimessa in discussione dell'assolutezza dei fondamenti e del loro essere desituati, decontestualizzati, questa acquisizione, che segna uno spartiacque tra due orizzonti filosofici, uno un orizzonte filosofico della modernità, che può essere declinato, visto in molti modi, e un orizzonte
post-moderno, cioè dopo che ci sia la certezza, diciamo, della fondabilità di fondamenti epistemici e morali e pratici transculturali, il che non vuol dire postmoderno senza trattino, perché il postmoderno, pensiamo a Lyotard, pensiamo ad altri, è una delle filosofie particolari che abitano questo universo postmoderno, e questa svolta che rimette in questione l'assolutezza dei fondamenti nel contesto francese, mediata dalla figura di Heidegger fondamentalmente, in quello della scuola di Francoforte, di Habermas in particolare, più da Wittgenstein. Ancora, dei tratti in comune sono una certa debole tradizione liberale. In Francia e soprattutto la tradizione repubblicana, che risale a Rousseau, che è forte. Non è che manchino delle figure liberali di grande rilievo, pensiamo a Benjamin Constant nel XIX secolo, pensiamo a Raymond Aron nel XX secolo, però fondamentalmente c'è una, diciamo, piuttosto una resistenza all'accoglimento di istanze radical liberali che nella filosofia habermasiana, penso alla filosofia politica habermasiana, fatte norme, filtrano attraverso la lettura di autori anglofoni, diciamo, americani e inglesi, in primis Rawls, con cui c'è stato un famoso dialogo. Quindi da questa frizione di elementi contestuali vengono le domande che il testo giustamente pone ad Habermas, e io non ho trovato delle grandi risposte in Habermas stesso, cioè delle risposte fondamentalmente innovative rispetto a quello che ha scritto. Segno questo che in fondo le domande e le sollecitazioni venute dagli autori hanno un po' colpito nel segno, e tra queste mi hanno soprattutto colpito la questione della inaggirabilità della metafisica, o nel saggio di Kierkegaard questa idea di questa domanda inquietante: se il pensiero post-metafisico è veramente post-metafisico, c'è un residuo in fondo. E qui credo che una delle vie per affrontare questa domanda nell'interpretazione di Habermas è quella di guardare al Postmetaphysisches Denken II, tradotto in italiano con verbalizzare il sacro, un titolo completamente diverso. Sì, verbalizzare. Sì. È stato cambiato il titolo, è un'operazione. L'ha voluto cambiare perché questa serialità dell'uno e due già. Sì, ah, sì, come si chiama in Francia? Ok, sì. Quella è una via, questo ritorno di del complesso sacrale, quello che chiama il complesso sacrale e la centralità della religione come ineliminabile fonte alla fine di un ancoramento dei motivi del dover essere, dei motivi del dover essere pratico. Però anche oltre a questa via si potrebbe anche discutere del residuo metafisico presente nel concetto di discorso prima di questo recupero della religione, ma nell'idea di discorso come gioco linguistico fuori dalla norma, eccezionale, che ha la capacità di generare consenso attraverso la pluralità degli altri giochi linguistici, l'unico, cioè alla fine quella operazione di chiudere il gap tra i diversi giochi linguistici è affidato a un qualcosa che sfugge ai giochi linguistici stessi. Anche lì c'è un qualcosa di metafisico forse che permane. Più chiaramente in Apel, e c'è una nota di Habermas nella risposta in cui prende le distanze da Apel, ma quasi riconosce che Apel con più coerenza parla di Letztbegründung nella sua a priori della comunicazione, parla di fondazione ultima, mentre Habermas tenta sempre con qualche difficoltà di
come dire, scalare in giù la pretesa di fondazione, rifugge da ogni idea di fondazione ultima della validità discorsiva, parla di quasi trascendentale nell'etica del discorso, mette questi elementi qualificativi per prendere la distanza. L'altro tema che è posto da Habermas è l'inaggirabilità del politico, da Nello Preterossi, cioè questo dover venire a fare i conti con questa categoria spesso rifiutata, e qui io ho trovato che nella risposta non c'è molto che Habermas dica, molto poco, quando forse avrebbe potuto difendersi meglio dall'insidia, ma si vede che è in difficoltà dal fatto che la critica del glossare, eliminare il riferimento al politico schmittiano è legata a questa propensione proceduralistica dell'impianto habermasiano, cosa che non c'è in altri, non trovate in altri autori del pensiero liberale critico, liberal democratico critico, penso a John Rawls di liberalismo politico, ma penso anche a Dworkin con la lettura morale della Costituzione, penso a Bruce Ackerman col suo costituzionalismo, non c'è. Habermas è più in difficoltà su questo punto per il suo impianto formalistico che dà peso a quella obiezione di presenza ineliminabile del politico, però non va molto a fondo. E ancora viene posto il problema del doppio sovrano nel caso della Unione Europea, questa idea per cui lo statuto particolare dell'Unione Europea né federazione, meno di una federazione, più di una confederazione, qualcosa in mezzo, che non, una bestia che non si sa come catalogare, lì c'è questa teoria della doppia sovranità per cui noi concorriamo in parte come cittadini europei alla costruzione, ma in parte continuiamo non ci spogliamo della nostra, del nostro potere costituente di membri, di cittadini degli Stati membri, anzi vogliamo preservare l'autorità degli Stati membri in quanto garanti migliori di quanto non siano le burocrazie europee di un pacchetto di diritti conquistati a prezzo di dure lotte e che come membri degli Stati membri, come cittadini degli Stati membri, vogliamo vedere preservati. Questa doppia sovranità che fa sì che i cittadini degli Stati membri consentano a un trasferimento di sovranità dagli Stati membri a una intelaiatura quasi costituzionale europea, ma non alla formazione di un'autorità centrale federale, come nel caso degli Stati Uniti, questo qui è risolto da Habermas con questa teoria di una doppia sovranità, che però anche qui è uno dei punti che andrebbe messo a fuoco. Penso a un autore come Vlad Perju, che ha criticato questa cosa dicendo che alla fine non è una veritiera, una giusta ricostruzione dello stato delle cose esistenti, perché in realtà i poteri dell'Europa, i poteri delle istituzioni sovranazionali dipendono in ultima analisi dal consenso degli Stati membri, che continuano ad avere un primato autorizzativo al quale spesso rinunciano sotto forma di pressione politica, come abbiamo osservato nella crisi del 2008, negli interventi, ma rinunciano sotto forma di pressione politica pur continuando nominalmente ad avere un potere autorizzativo, per cui è una rappresentazione un po' sbilanciata. Io vorrei alla fine chiudere con qualche osservazione su dei punti della lezione habermasiana che potrebbero essere stati messi in luce, ma non sono stati posti all'attenzione di Habermas, ma che sono in qualche modo dei punti dolenti della sua
teorizzazione che è così ampia a tutto campo, e ne cito soltanto tre che avrebbero potuto essere qui messi a fuoco. Un primo punto è un punto a cavallo tra giustificazione pratico-morale e fondazione dell'ordinamento politico legittimo in democratico in fatti e norme, droit et démocratie nell'edizione francese, cioè un'ambiguità che sta al centro di questo principio di generalizzazione. La grande, diciamo, ciò per cui Habermas passa alla storia, quando passerà alla storia, è il fatto di avere, come si dice nel gergo filosofico, discorsivizzato l'intuizione kantiana secondo cui il punto centrale della validità morale, del punto di vista morale, sta nella sua generalizzabilità. Diciamo, l'invenzione di Habermas è quella di avere trasformato un meccanismo che chiama monologico, cioè l'imperativo categorico, agisci come se la massima che ispira la tua azione potesse diventare una legge generale, avere trasformato questo in un meccanismo discorsivo che debba incontrare il consenso validante di tutti i partecipanti, nessuno escluso, in condizioni di eguaglianza di partecipazione. Questo è il centro del cosiddetto, era il centro di un principio U di generalizzazione negli anni Ottanta, ma per stare ai tempi del libro Fatti e Norme, Droit et Démocratie, di cui si è parlato, che è affrontato nel libro, è il principio D del discorso, secondo il quale sono valide solo le norme di azione che tutti i potenziali interessati potrebbero approvare partecipando a discorsi razionali. Cioè la validità di una norma sta nel consenso senza coercizione di tutti quelli che sono affetti, toccati dalle conseguenze delle norme. C'è una derivazione morale, una norma è giusta quando tutti possono volere che sia obbedita da chiunque in situazioni analoghe. Dov'è l'ambiguità che in qualche modo inficia questa formulazione? Sta nell'ambiguità di termini come volere o approvare che una norma venga generalmente osservata da tutti. Perché volere o approvare può significare due cose molto diverse. C'è una versione aggregativa di questo volere, in cui io ho le mie preferenze, qui noi abbiamo tutte le nostre preferenze, le mettiamo in una lista di priorità e quando viene proposta una norma candidata al nostro consenso, si cerca al meglio delle nostre conoscenze di anticipare quali saranno le conseguenze della presenza della norma e dell'osservanza generalizzata della norma. E quindi tutti possono approvare, secondo questa versione, è qualcosa che significa non contrasta con le preferenze di nessuno. L'applicazione della norma non contrasta con le preferenze di nessuno. Questa interpretazione del principio di generalizzazione discorsiva ha il vantaggio di permettere quella distinzione tra consenso razionale sulla questione di giustizia, che sta a cuore ad Habermas, e la situatezza, e la situatezza di invece questioni etiche o questioni intorno alla buona vita, questioni di autodefinizione identitaria che spesso fanno anche parte della politica, di separare questi due discorsi, di rendere le questioni di giustizia, se una norma è giusta, al di là che si attaglia a noi, alla nostra identità politica, alla nostra storia, se è giusta o meno, e di dividerle. Ma lo svantaggio enorme di questa interpretazione, che per esempio è un'interpretazione favorita da tanti, da Velmer, che è un autore stato assistente per tanti anni di Habermas, e in Ethic und Dialog interpreta così, dicendo: una norma è valida se è egualmente nell'interesse di tutti coloro che sono toccati da una questione.
a volontà di tutti nel lessico russoiano. E lo svantaggio di questo è che non ha niente di discorsivo, cioè un computer potrebbe svolgere una comparazione tra la lista delle preferenze che tutti noi abbiamo, la lista delle conseguenze che vengono dalla presenza di una norma, fare un test e vedere se si generano contraddizioni. Se non si generano contraddizioni, la norma è giusta. Questo non ha niente di discorsivo. L'altra versione è una versione invece non aggregativa, ma una versione giudizialista, in cui quando noi valutiamo una norma, noi non facciamo due liste, la lista delle preferenze che abbiamo, la lista delle conseguenze, ma cerchiamo di immaginare che mondo sarebbe un mondo in cui la norma è applicata e se ancora possiamo riconoscerci, voler vivere in quel tipo di mondo. Questa formula, questa interpretazione del principio di generalizzazione, che è il cuore normativo di Fatti e Norme, nonché del pensiero pratico di Habermas in genere, ha il vantaggio di essere discorsiva, non lo puoi sapere prima. Non c'è un computer che possa dire se io posso voler vivere in un mondo in cui una data norma è in azione, è presente o no, però lo svantaggio è naturalmente che quella linea di divisione tra questioni di giustizia e questioni di buona vita diventa molto labile, è molto poco chiara, perché naturalmente se io voglio vivere in quel mondo o non ci voglio vivere dipende da una concezione del bene che a sua volta si presenta al plurale e non è suscettibile di consenso razionale. Questo è uno dei punti che Habermas si porta dietro costantemente. Rapidamente gli ultimi due punti e chiudo. Una delle questioni che colpisce chi legge Fatti e Norme è l'assenza di una recezione al suo interno, di quella che vuole essere una riflessione normativa su cosa dovrebbe essere una democrazia contemporanea, della svolta, se volete, costituzionalista, presente dall'altro lato dell'oceano. Penso a Ackerman col dualismo democratico, penso a John Rawls con liberalismo politico, penso a Frank Michelman, che è uno degli interlocutori di Habermas in Fatti e Norme. Questa idea di il centro del problema è che cosa vuol dire essere legittimo per un atto di governo, per un esercizio di autorità. Cosa vuol dire legittimità? Allora, in questa versione dall'altro lato dell'oceano, c'è una presa d'atto che in condizioni di pluralismo estremo, quali quelle che troviamo nelle nostre società, è assolutamente irrealistico. Non solo non funziona in pratica, ma irrealistico in teoria aspettarsi il consenso dei governati, nel senso in cui la dottrina classica, da Locke in poi, anche Rousseau, la intendeva. Cioè il consenso dei cittadini su ogni minuzia della produzione legislativa di un Parlamento, dell'azione delle corti, fino alle corti costituzionali, alla Corte di Cassazione, degli atti del governo. Non ci sarà mai questo consenso, ci sarà sempre un pezzo di legislazione che consideriamo una porcheria, un atto di governo che consideriamo ingiusto, prevaricatorio. Se la legittimità dovesse dipendere dal consenso dei governati, in questo antico senso, non parliamo poi del consenso tacito locchiano, non esisterebbe mai. Quindi questi autori, Ackerman l'ha inventato il dualismo, ma Rawls gli ha dato una curvatura normativa, il consenso dei cittadini ce lo si può aspettare sugli aspetti essenziali di una Costituzione. Tutto il resto, inclusi i dettagli di una Costituzione, ma soprattutto inclusa l'attività legislativa, amministrativa e giudiziaria delle tre branche del potere, è legittima, cioè il suo titolo, il suo obbligo, il suo obbligarci ad obbedire, la sua legittimità, sta solo nel fatto che sta dentro i binari della Costituzione. Non possiamo aspettarci che il popolo dei professori universitari giuri sulla legge Gelmini. Tanti di noi però la consideriamo qualcosa di legittimo finché non viene ufficialmente dichiarata incostituzionale. Questo è il punto della
liberal-democrazia vista dall'altro lato dell'oceano, non mi diffondo sui, chiamata Legitimation by Constitution da Frank Michelman, non c'è traccia di questo in, per come io leggo Fatti e Norme, e questo avrebbe potuto essere sollevato come punto ad Habermas. Sembra, a leggere Fatti e Norme, che la legittimità di un prodotto del Parlamento, di una legge, la legittimità di un atto del governo, la legittimità di una sentenza di una corte, dipenda dalla redimibilità discorsiva in condizioni ideali, che viene data per scontata a regime, sì certo, viene data per scontata fino a prova contraria, ma se qualcuno la contesta deve poter essere redenta, cioè deve essere validata in una situazione discorsiva. Mi sembra una situazione molto, diciamo un'idea molto troppo esigente e da mettere in questione, e assieme al fatto che Habermas, come peraltro Rawls, divide l'universo politico del consenso in, ditemi se, dimmi Nello se vado oltre i tempi, e divide l'universo del consenso in due grandi partizioni, cioè il consenso razionale che proviene, nome tecnico, che proviene dalla validazione attraverso il discorso, e quelli che lui chiama compromessi. Infatti enorme. E in Rawls i compromessi sono il modus vivendi, però in Habermas c'è anche una teoria normativa di cosa rende un compromesso equo, cosa che non c'è in Rawls, è più marginale. Ma il punto cruciale che a noi interessa è che il consenso razionale, cioè quello, il consenso validante, legittimante per la, le istituzioni e l'esercizio dell'autorità, in quanto consenso razionale verso il migliore argomento in situazione, in condizioni idealizzate, deve essere un consenso che è razionale in quanto procede dalle stesse ragioni, questi sono i termini di Habermas. I cittadini consentono su X o Y perché in base alle stesse ragioni. Questo anche è un punto profondamente discutibile alla luce del liberalismo rawlsiano, michelmaniano, ackermaniano e di altri, che i cittadini consentano per le stesse ragioni. Dove è finito il pluralismo? È il conflitto. È già tanto che concordino. È già tanto che concordino, ma che concordino per le stesse ragioni è un problema non di impraticabilità politica, è un problema che teoricamente non te lo puoi aspettare in condizioni di pluralismo. Questo è un altro punto. L'ultimo è la sottovalutazione dell'esecutivo nella concezione liberal-democratica discorsiva, diciamo, di Fatti e Norme. Se voi leggete le parti, il capitolo 3 e il capitolo 4 di Fatti e Norme, trovate un'idea profondamente tecnicizzata dell'esecutivo. Adesso io ho saltato la parte sulla coriginarietà, però c'è un punto in cui Habermas ama dividere l'universo pratico, nel senso kantiano di ragione pratica, in tipi di discorsi, discorsi morali, dove le norme sono generalizzabili, si tratta della giustizia delle norme, ci si può aspettare il consenso razionale, discorsi etici su chi io voglio essere esistenzialmente o chi noi vogliamo essere collettivamente, dove non c'è garanzia di consenso e non c'è pratica discorsiva, anche se poi infatti norme usa il termine discorso etico, e alla fine discorsi pragmatici su ciò che conviene, su ciò che è utile, la razionalità, diciamo, la razionalità strumentale, la teoria della scelta razionale, discorsi pragmatici su cosa conviene. Allora il punto è che il proprio di un'amministrazione, del governo, del momento esecutivo nella triade dei tre poteri, è circoscritto ai discorsi pragmatici, non deve permettersi né, sto citando, di intervenire né di spostare nulla, cioè riceve dal legislativo un mandato che deve tecnicamente implementare. E il suo proprio dell'esecutivo, dell'azione dell'esecutivo, il suo proprio è il discorso pragmatico su come si fa a mettere in pratica.
qual è la strada migliore per mettere in pratica quello che riceve, non mai di ridiscutere quello che... Ed è una visione questa che avrebbe potuto essere, diciamo, messa in questione di fronte ad Habermas, perché è riduttiva non solo nel... perché sembra una burocrazia più che un governo, ma perché viene eliminato l'aspetto prudenziale, fronetico dell'azione di governo. Il governo, in quanto esecutivo, ha anche il mandato di curare pro tempore il bene comune della comunità politica a fronte di emergenze che nel corso del suo legittimo mandato si producono, emergenze di tipo ambientale, di tipo economico, crisi economiche, ahimè anche terroristiche, emergenze di qualunque tipo. Sanitarie, certo, epidemie, emergenze di qualunque genere, in cui bisogna curarsi di quello che va fatto in un senso, non voglio evocare quella che Locke chiamava prerogativa nel capitolo del secondo trattato, ma facendosi carico di un giudizio contestuale su quello che va fatto e che non può aspettarsi di ricevere dal mandato di un legislativo. È qualcosa che va al di là della pura traduzione in pratica o amministrazione, e inoltre spesso i governi in condizioni di repubblica, Habermas parla del contesto parlamentare corretto con la sbarramento al 4% della Repubblica Federale Tedesca, ma la democrazia è più ampia della Repubblica Federale Tedesca. Ci sono democrazie semipresidenziali come quella francese, così chiamate, ma in realtà presidenziali pure come quella americana, in cui spesso l'esecutivo è l'unico... è diventato... diciamo l'attore politico principale, lasciamo tra parentesi il giudizio se questo sia un bene o un male, però spesso è il simbolo dell'unità nazionale, è il frutto dell'azione in America, è il risultato di un elettorato nazionale, non frammentato, di un elettorato nazionale, è quello in cui si riconosce l'elettorato, e ridurre questo a una funzione puramente tecnica è un problema che avrebbe potuto anche questo essere posto ad Habermas. Io mi fermo qui, sono solo sollecitazioni per iniziare una discussione su un libro che è molto ricco. Grazie a Sandro, ha fatto un intervento di grandissimo interesse, ha corrisposto alle nostre... a tutte le nostre aspettative. Mi verrebbe, sarei tentato da dire delle cose. Questa ultima tua notazione la trovo straordinariamente così interessante, anche perché è l'ennesima conferma di quanto conti l'eredità di un modello. Cioè, mi sembra il dibattito sul parlamentarismo Schmitt, Kelsen sulla scia di Weber dietro, cioè è il modellino del parlamentarismo, e in fondo il dialogo, il principio del discorso, ha bisogno del Parlamento ideale. In realtà gli esecutivi guidano maggioranze parlamentari, qui c'è un gioco fra le due, perlomeno una convergenza, diciamo così, no? Fra il momento esecutivo e il momento deliberativo, diciamo così. E questo effettivamente lui tende a sottovalutarlo. Bene, la parola a Stefano Petruccia. Grazie, ringrazio anch'io molto dell'invito a essere qui in questa bellissima sede, in questo splendido istituto così ben rinato, diciamo così, del quale io ho splendidi ricordi di quando ero studente o poco più, e ora vedo che ha ripreso in tutto il suo fulgore, e questo mi rallegra tantissimo, perché qui abbiamo avuto, insomma, in anni addietro abbiamo avuto seminari con Jürgen Habermas, con Carlotto Apel, quello mi interessa, diciamo, però ecco, mi faceva piacere ricordare che qui abbiamo avuto il seminario sul pensiero post-metafisico, al quale ho avuto la fortuna di essere presente ormai tanti anni fa. E quindi, ecco, qui Habermas tenne le lezioni che sono nel pensiero post-metafisico, tra le altre cose. Quindi, insomma, è bello che riprenda. Peccato. E quindi grazie ai curatori di questo volume di grandissimo interesse, perché discutere Habermas, a mio modo di vedere, è molto difficile, perché spesso, bisogna riconoscerlo, Habermas viene discusso in modo superficiale, ovvero
senza avere una grande, diciamo, grande approfondimento del suo pensiero così complesso. E questo è un problema che si incontra spesso. E inoltre, Habermas è un pensatore che è difficile da discutere, anche perché è un pensatore sfuggente, a mio modo di vedere. Cioè, cerca sempre di muoversi tra le alternative, ma non è mai così netto, salvo su poche cose fondamentali. Quindi, ecco, la ricchezza, la bellezza di questo volume sta nel fatto che invece praticamente tutti i temi importanti della riflessione di Habermas vengono esaminati, discussi da vari punti di vista, con grande accuratezza, con grande competenza, e quindi è un volume che è, secondo me, aiuta molto a capire e a discutere Habermas. Ecco, io mi soffermo su tre punti, tra i molti, diciamo tre fuochi tematici, tra i molti che si potevano trovare in questo bellissimo libro, e cioè il primo è la politica o la democrazia post-nazionale, il secondo è la democrazia nazionale tra potere, sfera pubblica, discorso, eccetera, e il terzo è pensiero post-metafisico. Allora, primo punto, politica e democrazia dopo lo Stato-nazione. Ecco, Habermas giustamente si è imbarcato su questa strada, perché è evidente a tutti, insomma, che essendo il mondo diventato così piccolo e così stretto, non basta più che la filosofia politica rifletta sulle regole del gioco della politica domestica, deve riflettere sulle regole del gioco della politica globale. E infatti è questo che ha cominciato a fare da un po' di tempo a questa parte la filosofia politica, con Rawls, The Law of People, con Habermas nei suoi tanti contributi. E si tratta di una riflessione, a mio modo di vedere, ancora non all'altezza della riflessione che è stata dedicata alla politica domestica. E in modo particolare su due temi che Habermas tocca, e cioè Europa e mondo, diciamo così, la questione europea e la questione della cosmopolis. Allora, sulla questione europea, qui esprimo delle opinioni, insomma, molto problematiche, perché sono temi sui quali bisognerebbe ragionare profondamente, io non ho mai avuto occasione di farlo davvero. Comunque, esprimo delle suggestioni e delle opinioni. Allora, sulla questione europea, a me pare che Habermas segua, diciamo così, una sorta di linea di pensiero abbastanza ovvia, che in molti oggi difendono, che dice, vabbè, sappiamo che le cose non vanno, ma bisogna andare avanti, ci vuole un po' più di politica, ci vuole un po' più di democrazia. Questa è, diciamo, quella che io considero, poi può darsi che mi sbaglio, ripeto, perché sono questioni complesse e vanno molto approfondite, però quella che io considero una sorta di linea mainstream, cioè l'Europa così com'è non va, però non si può fare altro, mettiamoci un po' più di politica, mettiamoci un po' più di democrazia, andiamo avanti e le cose miglioreranno. Allora, a mio modo di vedere, questa posizione non è convincente, io la trovo molto debole, e infatti non per caso, diciamo, nella discussione francese viene messa sotto tiro in modo, a mio giudizio, pertinente. Qui penso per esempio al saggio fortemente critico, che devo dire io così ho sentito una certa partecipazione, un certo apprezzamento di questo, di Catherine Colliot-Tellem, la quale si chiede se l'Europa è democratizzabile, si domandano, e la risposta è molto scettica. Questo scetticismo può avere parecchie ragioni. Alcune sono anche quelle risapute e risentite, e cioè non c'è un demos europeo, non c'è una lingua comune, tutte condizioni per costruire una democrazia. Un'altra ragione ovvia è che la catena della legittimità democratica diventa troppo lunga. E io qui aggiungerei una cosa che invece forse si dice di meno, ma che se già abbiamo tanti problemi con la delega democratica a livello di Stato-Nazione, che è già così consumata, ma possiamo pensare che funzioni a un livello così più grande? Questa è una grossa difficoltà. Però
Il problema vero, secondo me, non è neanche questo, il problema vero è più di fondo. Cioè, io lo dico adesso con una espressione che può apparire anche molto sciocca o provocatoria, ma che cosa vogliamo democratizzare? Cioè, avrebbe senso, per esempio, dire che vogliamo democratizzare una zona di libero scambio? No, perché una zona di libero scambio è una bella zona di libero scambio, ma non c'è niente da democratizzare. Allora, che cos'è l'Europa? Certo che è diventata nel tempo molto, molto di più di una zona di libero scambio, però si porta il suo codice genetico, questo è il problema. Cioè, si può democratizzare una forma politica che non ha confini comuni, non ha una difesa comune, non ha un bilancio comune? Questo è il mio problema. Si può democratizzare una forma politica che ha, diciamo così, come suo principio forse supremo, quello di garantire la concorrenza, di combattere gli aiuti statali in certi settori economici, anche per esempio in settori dove invece, a mio modo di vedere, sarebbero sacrosanti, perché ci sono settori strategici, le comunicazioni, l'aviazione, cioè che l'energia, dove francamente io ci vedo molto meno la concorrenza e ci vedo molto più altre cose. Quindi, oppure che è diventata anche una struttura che è diventata, diciamo, un comodo ambiente per delocalizzare, per esempio, da certi paesi dove il costo del lavoro è più caro, ad altri paesi sempre dentro la regola europea dove il costo del lavoro è molto inferiore. Allora, qui ci sono, secondo me, dei problemi molto di fondo che, come dire, vanno visti, vanno detti, vanno affrontati, perché andare avanti, cioè costruire su quello che è fondamentalmente, diciamo, una zona di libero mercato, costruire una struttura politica, è qualcosa che è molto complicato. Allora, che significa democratizzazione? Se democratizzazione significa una cosa, può significare o una richiesta molto moderata, cioè che le decisioni siano un po' più partecipate, che ci sia, come scrive giustamente Innerarity, una maggiore simmetria tra gli attori decisionali, bello anche il saggio di Innerarity, questo mi sembra giustissimo, però è molto poco. Invece, se si vuole di più, cioè la Costituzione, una vera democrazia, ma allora bisogna cambiare i fondamenti. Non è che si può dire andiamo avanti, mettiamoci un po' più di democrazia, mettiamoci un po' più di Europa politica, come diceva anche persino Toni Negri, tutti Europa politica di più. Beh, insomma, io la vedo più complicata. Io la vedo più complicata e credo che in questo Habermas sia un po', diciamo, dentro un mainstream che non mi convince. Certo, lui dice, ma ci vuole la Costituzione europea, cioè in teoria, allora però bisogna cambiare tutto, cioè ci vuole la Costituzione europea, sì, ci vuole che ci vuole il reddito di cittadinanza europeo, ci vuole che i tedeschi e i popoli, diciamo, del nord Europa, dei popoli, siano disposti a pagare le tasse per finanziare, diciamo, il sussidio di disoccupazione dei greci o dell'Italia meridionale. Ma se questo non è, oppure se è, diciamo, allora dobbiamo capire, insomma, ecco, qui vedo delle grosse difficoltà. Vedo delle grosse difficoltà e quindi trovo che, diciamo, il fatto, la posizione habermasiana che dice, ah sì, quello che si è fatto finora va malissimo, però andiamo avanti in questo modo, non mi convince. Cioè lui si denuncia il fatto che certe cose non hanno funzionato. Per esempio è durissimo quando ricorda, appunto, quando il governo Berlusconi è stato sostituito grazie alla famosa lettera della Banca Europea, eccetera. Cioè la tecnocrazia che si sostituisce alla politica. Quindi lui vede quello che non va, ma non mi pare che proponga, diciamo, delle soluzioni effettivamente convincenti. Ecco, e quindi questa democratizzazione, se è una democratizzazione così di facciata che non incide sulla sostanza, e poi rischia anche di diventare un alimento al rancore contro la democrazia, il cosiddetto populismo, nel senso che se la democrazia è così poca cosa, ecco. E quindi questo per quanto riguarda l'Europa. Secondo aspetto è quello che riguarda invece la dimensione cosmopolitica, io la chiamo così. Habermas parla di costituzionalizzazione del diritto internazionale. Anche qui, devo dire, condivido abbastanza alcune perplessità, per esempio quelle che solleva nel suo bel saggio Isabelle Aubert, appunto, riprendendo anche le analisi di Sassen. Cioè, il punto
che mi sembra Isabelle dica con una certa chiarezza è che appunto le costrizioni del capitalismo finanziario globale, per come sono oggi, fanno sì che, cito quasi letteralmente, fanno sì che il modello habermasiano di democrazia, come è delineato in Droit et Démocratie, sia sempre più lontano dalla realtà. E questo è senza dubbio vero. Ecco, io però sono invece, diciamo, guardo invece con maggiore simpatia, mi sembra più riuscita, appunto la riflessione che Habermas fa sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale, nel senso che quella è una riflessione che mi sembra più modesta e credo che sia una direzione nella quale, cioè, non si può non andare. Tra l'altro bello il saggio dedicato al tema da Valérie Pratt e la riflessione che fa Habermas su questo piano, quando immagina, diciamo così, una sorta di costituzionalizzazione del diritto internazionale su due livelli, però, dove il livello più alto sarebbe quello, diciamo così, con funzioni molto ristrette, cioè fondamentalmente tutela della pace e dei diritti umani. Quindi qui non c'è bisogno neanche di parlare di democratizzazione, c'è bisogno di costruire un'organizzazione, di rafforzare un'organizzazione credibile che abbia fondamentalmente come suoi fini tutela della pace e dei diritti umani. Ci metterei anche quella dell'ambiente, insomma, per esempio, che lui la considera invece a un altro livello. Ma insomma, ecco, questo credo che sia un modo di ragionare che mi convince abbastanza, anche perché chiama meno in causa, diciamo, un problema di difficile o impossibile democratizzazione, ma chiama in causa un problema che secondo me è ineludibile, perché dopo tutto io sono molto habermasiano, al di là delle cose che ho detto fino adesso, e cioè quello di trovare delle regole e delle istituzioni, diciamo, della cosmopolis, perché oggi quello non possiamo fare a meno di cercare le regole e le istituzioni della cosmopolis, dal momento che ci impattiamo ogni giorno, diciamo, con problemi che vanno oltre il confine dello Stato-Nazione. Ecco, secondo tema invece è quello che riguarda, diciamo, la democrazia domestica, cioè a dimensione di Stato-Nazione, con le sue sfere pubbliche, con i suoi conflitti e con la sempre esorcizzata da Habermas questione del potere, sulla quale giustamente insiste, anche se molto schmittianamente, il nostro caro amico e Nello Preterossi. Allora, Habermas risponde a Nello che Nello ritiene che Habermas si sia evoluto, diciamo, nel suo pensiero, che abbia cambiato un po' idea. Lui dice: no, io assolutamente non l'ho cambiata, non si riconosce. Ecco, però il problema sostanziale che viene fuori qual è? Insomma, beh, io direi che questo è un punto, insomma, che dobbiamo acquisire. Nella visione habermasiana della democrazia, la questione del conflitto tra avversari, non li chiamo amici nemici perché non sono smithiano, ma la questione del conflitto tra avversari per il potere politico, cioè per determinare le decisioni politiche, che è un fatto fondamentale, beh, nella teoria habermasiana non trova, diciamo, modo di essere pensata. Questo è il punto, no? Quindi Habermas pensa, diciamo così, l'agone democratico soprattutto come un confronto di più o meno buone ragioni nella sfera pubblica, non lo pensa come una lotta per la conquista del potere politico tra attori in competizione. Allora, a mio modo di vedere, queste due dimensioni, cioè la dimensione sulla quale Habermas tanto insiste e quella che egli invece sottace, beh, a mio modo di vedere sono entrambe da prendere in serissima considerazione se vogliamo capire cos'è la politica democratica, perché nell'agone politico democratico ci sono, diciamo, momenti di pura lotta per il potere. Per esempio, così un esempio immaginario, non so, un capitalista compra un grande giornale per usarlo contro una certa parte politica, lo fanno sempre, quotidianamente, questa che è sfera pubblica, no, questo è puro scontro di potere dove si usa il denaro per combattere gli avversari, no? Ecco, d'altra parte però non c'è solo questo, perché pensiamo per esempio a un movimento d'opinione, un movimento di cittadine
contro appunto la società patriarcale. E ecco, questo è un conflitto democratico che si basa sui buoni argomenti, certo anche sugli interessi, perché gli interessi, per esempio, delle donne che sono vittime di una società patriarcale per tanti aspetti e che quindi la combattono per affermare se stesse, ma è anche una dialettica di buoni argomenti. Cosa sono i buoni argomenti? Buoni argomenti sono quelli che si rifanno alla idea fondamentale, che possiamo dire, dell'eguale riconoscimento di tutte le persone. Quindi i gruppi, per esempio, che combattono contro le discriminazioni e tutto questo tipo di attori del conflitto democratico combattono per i propri interessi, ma combattono anche, io dico, con buoni argomenti, portano argomenti nella sfera pubblica, vincono a volte anche perché convincono, no? Quindi non è che Habermas abbia tutti i torti, però il problema è che la dimensione, diciamo, vera e propria del potere, lui non è che ne nega l'esistenza, ma ne tratta in due righe. Dice ci sono, certo, so bene che ci sono i poteri economici, mediatici, eccetera, che condizionano, però andiamo avanti. Cioè, 400 pagine, diciamo, sul dialogo e due righe sul potere. Allora, questo, molto interessante, però c'è, cioè lui dice, no, ma io l'ho detto, per esempio, pagina 483 di questa interessante replica, no? Habermas dice... anche nel quadro istituzionale degli stati costituzionali democratici ci sono dei rapporti di potere illegittimi, ci sono i rapporti di potere illegittimi, è l'ultima parte. E chiamo illegittimi, je nomme illegittimes, ces rapports sociaux de pouvoir, qui sont en contradiction avec la teneur normative des principes constitutionnels, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono i poteri illegittimi, però non c'è la teoria di che cosa siano le dinamiche di potere. Cioè, sappiamo che ci sono, ma non sviluppiamo a questo proposito una riflessione adeguata. Questo, secondo me, è il suo problema. E stesso discorso per quanto riguarda la sfera pubblica, appunto, perché qui c'è, per esempio, un saggio molto interessante di Voirol, che si occupa di un tema che Habermas ha trattato... soprattutto in un saggio recente, abbastanza recente e molto interessante, secondo me, che si chiama La démocratie a-t-elle encore une dimension épistémique? È in italiano anche in un volume, non so se la Terziano o Feltrini, forse. Comunque, la democrazia ha ancora una dimensione epistemica, dove lui torna a difendere appunto questa idea che le buone ragioni hanno un ruolo nel dibattito democratico. Ecco, però. Qual è il suo modello? Il giornalismo di qualità. Cioè, dov'è che vive la sfera pubblica? Vive soprattutto nel giornalismo di qualità. Ecco, ora, il saggio di Voirol mostra che il panorama dei media è talmente cambiato che il giornalismo di qualità oggi si riduce a una nicchia. Ma anche, io dico però, anche se così non fosse, tu devi vedere i due aspetti, cioè... Il giornalismo di qualità è una sede molto importante per fare la discussione pubblica, ma è anche una sede attraverso la quale certi gruppi egemonici costruiscono la loro egemonia. Quindi bisogna mettere a fuoco entrambi gli aspetti, cosa che Habermas non fa. Ripeto, questo è il suo limite, mentre io credo che fa benissimo però a sottolineare la non, diciamo così, eliminabilità del tema delle buone ragioni, perché se gli individui umani non fossero in qualche misura sensibili alle buone ragioni, non sarebbero uomini, sarebbero bestie, nel senso che sono, gli individui umani per fortuna sono portatori di logos e con il linguaggio c'è l'apertura alla ragione. Quindi questo è ciò che appunto i marxisti non hanno mai capito, diciamo, cioè che l'essere portatori di logos è qualcosa che condiziona la storia reale quanto il fatto che dobbiamo mangiare. Ecco, questo secondo me è molto importante e su questo Habermas ha rotto, diciamo così, lo schema del marxismo tradizionale dicendo ma c'è il lavoro e c'è il linguaggio e sono entrambi importanti per capire quello che succede nella realtà effettiva, storica e sociale. Ecco, vado all'ultimo punto, assai difficile,
quello affrontato soprattutto nel bel saggio di Kierkegaard, e cioè il pensiero post-metafisico. Allora, quello di Habermas è o non è un pensiero post-metafisico? Naturalmente la prima tentazione è quella di dire che si tratta di un dibattito nominalistico, cioè dipende da che cosa intendiamo per metafisica. Quindi se chiamiamo metafisica una certa cosa, quello di Habermas potrà essere un pensiero metafisico, se chiamiamo metafisica un'altra cosa, quello di Habermas è un pensiero post-metafisico. Allora, come si traccia la frontiera? Dov'è che finisce la metafisica e comincia il pensiero post-metafisico? Qui è una questione di scelte filosofiche. Cioè, il punto, per esempio, sul quale si può ragionare è quello che Kierkegaard giustamente sottolinea. Habermas parla sempre di presupposizioni idealizzanti che sono parte del nostro essere parlanti e dialoganti. Per esempio, noi supponiamo che ogni parlante sollevi delle pretese di validità e sia pronto ad accettare la messa in discussione di queste pretese di validità o cose simili, insomma. Allora, questa ricostruzione, diciamo, dei presupposti normativi delle nostre pratiche, va bene? Delle nostre pratiche linguistiche, per esempio. Che cos'è? Che tipo di operazione è? Questo è il problema, no? E Habermas è abbastanza oscillante nel rispondere, però sicuramente, io credo sicuramente, non ha niente a che vedere con la metafisica. Però, a mio modo di vedere, neanche Kant, neanche l'operazione di Kant ha a che vedere con la metafisica, se lo prendiamo, diciamo, depurato da certi aspetti. Cioè, il fatto che quando noi, per esempio, il fatto che non possiamo parlare di oggetti senza presupporre la categoria di causa è un fotografare, diciamo così, il modo in cui funzioniamo quando parliamo degli oggetti. Il fatto che non possiamo parlare senza sollevare una pretesa di validità è un fotografare certe strutture del nostro linguaggio. Ma che operazione stiamo facendo qui? Questo è il problema, perché non è una ricerca scientifica, no? Anche se Habermas è sempre su questo molto oscillante. Il dibattito con Apel, da questo punto di vista, è fondamentale, perché Apel dice questa è una pura ricerca filosofica e queste norme del discorso sono fondate da me nella Let's Begründung. Apel dice no, non è così, questa è una ricerca che ha anche forse qualcosa a che fare con la scienza, in ogni caso è una ricerca fallibile, quindi non ci racconta, diciamo così, come stanno realmente le cose, cioè non è la pretesa di raccontarci a priori come stanno realmente le cose, come invece fa la metafisica. Allora, però questo dipende da come intendiamo metafisica. Per me, io la distinzione la fisso a Kant, cioè Leibniz la fisso a Kant, cioè Leibniz è metafisica perché Leibniz dice l'essere è semplice. Perfetto. Sta parlando di che cos'è la realtà, ci dice attraverso il mio ragionamento vi mostro che la realtà, l'essere è realtà semplice, è monade. Questa è metafisica, cioè è una visione che pretende di essere fondata a priori di come è fatta la realtà. Operazioni come quella di Kant o anche quella di Habermas sono, diciamo così, ricostruzioni di presupposizioni delle nostre pratiche. Per esempio, quando parliamo di oggetti, potrebbe dire un Kant, diciamo, insomma, veramente post-metafisico, quando parliamo di oggetti presupponiamo sempre la categoria di causa. Perché se qualcosa è un oggetto, dire che qualcosa è un oggetto significa dire che questo non può scomparire da un momento all'altro senza che c'è una causa che l'ha fatto scomparire. Un oggetto è qualcosa che sta lì, che ha permanenza, sostanza, direbbe Kant, no? Causa, eccetera. Quindi sono presupposizioni necessarie del nostro parlare di oggetti del mondo, per esempio.
Ecco, allora questo secondo me è post-metafisica, come post-metafisica quella habermasiana, presupposizione necessaria del nostro discorrere, no? E certo, che tipo di ricerca stiamo facendo? Appunto, è una ricerca diversa dall'ontologia, come per esempio quella di Leibniz, ma è una ricerca anche diversa dalla ricerca scientifica, no? Ecco, ecco, è un modo di... Insomma, e gli anglosassoni parlano di argomenti trascendentali, insomma, una ricerca può essere, come per esempio, può essere una ricerca appunto di quelle condizioni che noi riscontriamo e che vediamo senza alternative, per esempio nel senso della interpretazione che Strawson dà di Kant, no? Cioè una interpretazione che io ritengo coerente post-metafisica. Certo, quando Kant parla della cosa in sé, esce da questa dimensione, no? Non è più, non possiamo dire che... Però, se noi asciughiamo, diciamo così, il trascendentalismo kantiano, diventa ricerca di condizioni e presupposizioni inevitabili, che è quello stesso che dice Habermas, presupposizioni inevitabili, no? E alle quali appunto si arriva, per esempio, secondo Apel, ci si arriva attraverso una sorta di procedimento confutativo, cioè prova a vedere se riesci a farne a meno. Non c'è un fondamento di queste presupposizioni inevitabili, però prova a vedere se riesci a farne a meno. Non riesci a farne a meno, come dicono gli anglosassoni quando ragionano sugli argomenti trascendentali. Presupposizioni di cui non riusciamo a fare a meno, cioè ricostruiamo strutture, ricostruiamo presupposizioni delle quali non riusciamo a fare a meno. Questo, secondo me, è post-metafisica, però so che il professor Kervegan forse non è esattamente d'accordo e quindi sentiremo il suo parere. Grazie, comunque vi ringrazio perché è un libro che mi ha dato veramente molti stimoli di riflessione. Grazie. Grazie, davvero grazie anche a Stefano. Insomma, ha messo sul piatto tantissime questioni di grande rilevanza e mi sono anche trovato molto d'accordo, soprattutto sulla prima parte, credo sull'Europa abbia detto delle cose, abbia toccato il punto proprio, anche con coraggio, cioè, questa questione del fondamento, del decidere cosa siamo, no? Io ho sempre avuto la sensazione che Habermas sfuga, a me anche in quell'occasione, una sera, che poi mi disse andiamo a chiacchierare, vuole venire a bere una cosa, a un certo punto, cioè lui sa tutto, a un certo punto mi ha detto esplicitamente, io certe cose le devo dire, cioè lui condivide l'analisi di Streck, ovviamente, sente, dice ma lei ha letto Streck, sì, lei è schmittiano un po', lei è cattolico, no, però non ci sarebbe niente di male, cioè vabbè, tutta una serie di, però ora, a parte gli scherzi, in maniera amabilissima, è stata una splendida conversazione, ma ora non lo dico per cose personali o di ricordo, mi colpì enormemente l'argomento, cioè dire ma io certe cose le devo dire, cioè Streck fondamentalmente ha ragione, l'analisi, però le conseguenze che trae non posso accettarle. E io dico delle cose che so che non... Infatti a volte si capisce che dice delle cose che non si capisce bene cosa vogliono dire, cioè quando si inerpica a dire non è, è post-nazionale, è post-statuale, è post-sovrano, è doppia sovranità, è una cosa che deve essere importante politicamente, però per carità non è uno Stato, che è? Non si capisce. Non si capisce, perché è ovvio che è un voler tenere insieme, è un voler aggirare il nodo della decisione politica. E in questo purtroppo è vero, sta molto in una linea mainstream che è destinata, che è sconfitta, che è destinata a essere sconfitta, secondo me. Cioè che non funziona. In fondo è un analogo normativo, normativistico del funzionalismo. È come se lui... Perché quelli che l'hanno fatta sono stati funzionalisti, accumula, 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 alla fine ci sarà l'effetto. Lui che è normativista dice vabbè, ma comunque dobbiamo crederci, metterci qualcosina dentro, ma ci metti qualcosina in una cosa che ha una ratio, che è quella che dici tu, non può funzionare, insomma. Allora, forse va rovesciata, cioè nel senso deve ripartire da capo da un certo punto di vista. Vabbè. Isabelle, dunque siamo... insomma, abbiamo un'ora e 20 minuti, quindi se state in 20 minuti ciascuno, poi facciamo anche una discussione. Va bene? Grazie. Prego. Sì. Oui. Ok. Je dois m'excuser parce que je vais parler en français. Je vais essayer de parler lentement, j'espère que vous comprenez. Alors,
Merci tout d'abord pour cette invitation à Geminello Pretorossi. Voilà, on a l'occasion de parler de Habermas aujourd'hui, de éventuellement vous parler un peu du livre publié avec Jean-François Kervégan. Ma présentation va être brève, alors je vais rappeler le motif du colloque, du livre, le contexte, et puis je reviendrai sur deux points sur le politique, deux points qui concernent le politique et qui me sont venus à entendre donc Stefano Petrucciani et Alessandro Ferrara. Alors ce volume collectif, Dialogue avec Jürgen Habermas, est la suite d'un colloque que nous avons organisé à Paris en 2014 et auquel a participé donc Geminello, Jean-François bien sûr et moi, et Habermas aussi, qui donc a généreusement répondu à toutes les questions de façon spontanée et a également donc donné une communication sur l'Europe qui est ajoutée au volume. Le projet du colloque puis du livre, c'était donc de souligner l'actualité de la pensée de Habermas aujourd'hui, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan politique. C'est pour ça que nous avions demandé en fait aux participants de discuter à chaque fois un aspect de son œuvre en particulier. Enfin, nous voulions vraiment que tous les aspects de son œuvre depuis ses débuts, dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, soient discutés. Alors, je dirais que on a presque réussi. Il manque un peu des discussions sur la théorie morale, sur l'éthique de la discussion. Il y a moins de communication dessus. C'est plutôt suggéré qu'autre chose. Et dans l'ensemble, donc, mais ça reflète aussi la préoccupation de la philosophie contemporaine. Les discussions vont plutôt vers la philosophie politique, certaines vers, bien sûr, le tournant épistémologique pensé par Habermas avec la pensée post-métaphysique. Mais voilà, on a quand même un beau panorama, mais pas l'exhaustivité des thèmes travaillés par Habermas ici. Alors, donc ce volume qui est publié récemment a voulu mettre l'accent sur le caractère peu commun de l'événement. Enfin, pour nous, c'était quelque part paradoxal qu'en France se tienne ce colloque. Ce n'était pas du tout évident. L'aspect, en fait, quelque part paradoxal, c'est que c'était la première fois... Alors là, c'est peut-être étonnant, mais c'était la première fois qu'un colloque était organisé sur toute la pensée de Habermas. Auparavant, on avait des congrès sur l'éthique, la politique, la religion, mais voilà, c'était peut-être, et c'est ça qui nous a paru quand même assez étonnant, qu'il n'y ait pas eu jusqu'à présent l'envie de se confronter à finalement les différents aspects de la pensée habermasienne. Donc ça, c'était le premier motif pour nous pour lancer ce colloque. La deuxième raison qui a fait que finalement c'était un événement peu commun qu'un colloque sur Habermas en France est due à la réception qu'a connue Habermas en France. Ça a été donc difficile. Ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas suivi un cours tranquille. Bien sûr, alors tous les ouvrages de Habermas ont toujours été traduits en langue française, à quelques exceptions près. Tout est pratiquement traduit, bien traduit par voilà des traducteurs reconnus. On sait que dans les journaux, le nom de Habermas revient souvent. Ses articles, ses interviews sont souvent retranscrites. Mais disons que voilà, la philosophie française a
parfois émis des réserves à l'égard de la pensée habermasienne. Il y a des raisons à ça. La première raison, la plus évidente, c'est que Habermas, lorsqu'il est venu pour la première fois en France en 1984, si je me trompe, au Collège de France, a critiqué fortement Foucault, Lyotard, Derrida, Castoriadis. C'est-à-dire, tous les grands philosophes français de l'époque ont reçu une leçon de la part de Habermas. Et pour les universitaires de l'époque, ou pour le public plus largement, c'était un peu une surprise et même une attaque contre la philosophie française. Aussi, pendant un certain nombre d'années, des courants de pensée français se sont détachés de cette théorie agressive, hein, qui venait pourtant du penseur du consensus, mais voilà, qui, à l'égard de la philosophie française, était assez agressive. Il y a eu donc cette incompréhension, et puis je dirais alors que un autre public aussi s'est détaché dans les années 80 de Habermas, parce que à partir de la théorie de l'agir communicationnel, il y a eu une sorte de, je ne sais pas, d'incompréhension. Ce penseur qui devait être le successeur d'Adorno, de Marcuse, eh bien ne parlait plus tellement de Marx, paraissait être beaucoup plus réformateur. Donc il y a eu une sorte de, voilà, de distance prise par des chercheurs de gauche, de pensée marxiste, qui n'ont plus trouvé de point commun avec l'orientation normative de Habermas. Ces deux éléments de contexte font qu'en France, eh bien, pendant longtemps, le nom de Habermas résonnait avec une certaine amertume ou déception, donc sans hostilité par ailleurs, mais plus un certain recul, je dirais. Voilà, donc nous avons, disons que les années ont passé, Habermas est revenu en France grâce aux dialogues qui ont été construits avec la philosophie américaine, avec Rawls. Il y a eu un regain d'intérêt pour ses travaux lorsqu'il s'est tourné vers la thématique de l'Europe, la thématique de la religion. Et disons que peut-être était-ce le moment pour, 50 ans après donc ses premiers écrits, peut-être était-ce le moment pour nous de prendre un peu de recul par rapport à tous ces travaux et saisir l'évolution donc de ces écrits, ce qui était un peu l'objectif. Et puis peut-être dans le milieu académique français, y avait-il plus de sérénité aussi pour discuter cet auteur. Alors, bon, j'ai beaucoup parlé du milieu académique français, mais le colloque et ce que montre le livre était international. Donc nous avons vraiment essayé de rassembler des chercheurs de pays très divers. J'ai essayé un peu de réunir toutes les origines des collègues, donc ils viennent d'Italie, d'Allemagne, des États-Unis, d'Espagne, de Côte d'Ivoire, d'Irlande, de Syrie, de Turquie, en plus de la France, donc. Et bon, ainsi, nous voulions montrer l'impact dans le monde, quand même, de cette pensée qui reste vivante. Et il me semble que voilà, c'était aussi une façon de poursuivre une pensée cosmopolitique en montrant comment véritablement elle-même l'est à travers ses effets, ses influences continues dans toutes les régions du monde. Il y a un axe principal donc, qui organise ce volume collectif, c'est donc l'actualité des différents aspects de la philosophie de Habermas. Et cela, chaque fois, en questionnant les moyens qu'il se donne par rapport à son objectif de théorie critique.
Donc on a essayé de réfléchir à l'actualité de sa pensée et de corréler cette actualité philosophique à son objectif toujours de théorie critique. Il y a plusieurs grandes lignes dans l'ouvrage, plusieurs sections. Nous avons donc des parties qui mettent l'accent sur les objets de recherche récents de Habermas. Il en a été question déjà, donc il s'agit de l'Europe, la modernité, et avec celle-ci, donc, la problématique posée par les évolutions des courants religieux actuels, les crises du capitalisme, mais aussi donc, la question du diagnostic de la modernité en rapport avec la question post-métaphysique. Il y a donc des sections du livre qui réunissent des contributions sur le rapport de Habermas à la tradition philosophique, à savoir la théorie critique, ou encore donc, nous avons des textes qui soulignent les particularités de sa théorie critique proprement dite, en s'intéressant à ses objets philosophiques de prédilection, la philosophie politique, la philosophie du droit, hein, ce qui fait donc sans doute le caractère vraiment nouveau de Habermas par rapport à la théorie critique de la génération précédente, mettre l'accent sur le politique ou sur le droit. D'intellettuale, ha scritto di quasi tutto, dalla opinione pubblica appunto a fatti enormi fino a tra i più recenti l'Occidente diviso, no? E questo discorso del patriottismo costituzionale secondo me oggi è molto attuale nella situazione politica in cui ci troviamo a vivere non solo in Italia ma in Europa e anche oltre. Quindi volevo capire un po' come questo punto si inserisse nel discorso più generale che abbiamo fatto su Habermas finora. Grazie. Grazie. Prego. Abbiamo un collega dell'università, sono Savona. No, proprio esperto no, però ringrazio moltissimo tutti i relatori perché è stata interessantissima questa serata di riflessioni su Habermas e soltanto appunto mi premeva, ricollegandomi anche al discorso sul patriottismo costituzionale e ricollegandomi anche alle critiche che sono state mosse un po' da tutti, anche Danilo Preterossi, giustificatamente proprio in relazione alla impoliticità di Habermas in qualche modo, cioè a questo suo voler sfuggire, no? Che è stato richiamato più volte, il problema della decisione politica. A me sembra però, da in realtà studioso di filosofia del diritto, che per l'appunto l'Habermas di Fatti e Norme intenda proprio riportare l'agire discorsivo a quella umanità di fondo, a quel mondo della vita di cui si parlava, di cui il diritto è parte, diciamo, integrante. Cioè l'Habermas di Fatti e Norme legge nel diritto il doppio volto di Giano, come lui dice, un volto rivolto al sistema che sicuramente è un sistema funzionalistico, l'altro volto però è rivolto al mondo della vita. Allora, riferendomi proprio a quanto diceva anche il professor Petrucciani sulle queste presupposizioni idealizzanti, no? Che in qualche modo configurano il nostro agire quotidiano, secondo me è come se Habermas in questa sua ostinazione, indubbiamente è un'ostinazione a non voler tener conto della politica, delle questioni, dirimenti anche sul problema europeo, è come se lui ci dicesse: guardate che però se noi vogliamo restare umani dobbiamo giustificare reciprocamente le nostre pretese di validità linguistica, al di là delle nostre differenze, al di là dei giochi di vita, dei giochi linguistici che ci separano, al di là delle divisioni politiche o nazionali. Se noi vogliamo restare umani dobbiamo continuare a giustificarci reciprocamente il perché
di una validità discorsiva. Riccardo Prandini in un suo saggio parla di premura per l'umano, no? a proposito del diritto, commentando Teubner e il suo discorso sulle costituzioni civili. Cioè, in realtà nel diritto c'è un fondo, quella che Rainer Faust chiamerà il diritto alla giustificazione, che ci consente, ci obbliga, ci vincola a giustificare rispettivamente le nostre pretese. Io sono musulmano, devo, se voglio vivere in uno stato occidentale, giustificare la mia pretesa al diritto di professare la mia religione. Entro però certi limiti, che sono i limiti costituzionali, perché il diritto procede sempre nel pieno della sua istituzionalizzazione, quindi noi già siamo dentro una struttura costituzionalizzata, e di qui anche il discorso di Habermas sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale. Quindi lui forse, non so se è un eccesso di ingenuità, ma lui è come se ci dicesse anche per l'Europa: guardate che i diritti costituzionali già ci sono, dobbiamo soltanto, per l'appunto, continuare in questa avventura del giustificare reciprocamente le nostre pretese. Ora mi rendo conto che effettivamente a volte non basta e si ha legittimi dubbi di tutto questo, però mi chiedo se nell'Habermas non ci sia anche questo, questa sua fiducia nella giustificazione reciproca di cui il diritto poi si fa portatore. Grazie. Altre? Qualcos'altro? Se non c'è altro, dico due parole proprio, ne avrei tante di appunti, ma allora sulla Merkel ci ha fatto, mi è venuto in mente, però spezzo una lancia a favore di Habermas, ovvero io condivido le tue perplessità, cioè ora che l'unico problema sia Frau Merkel mi sembra un po' una semplificazione, diciamo così, però io credo che Habermas sia rimasto fortemente colpito. Del resto lo disse pure in quella cerimonia molto celebrativa all'ambasciata, un luogo bellissimo, all'ambasciata tedesca a Parigi, in cui toccò duramente di fronte all'ambasciatore tedesco, a un ministro francese, duramente il governo tedesco, con una spretta che io però gli riconosco in questo una grandezza, perché era un momento, insomma, in cui gli davano un massimo della celebrazione, dell'esaltazione, e lui non ha sentito niente, ha attaccato il governo tedesco, punto, lì all'ambasciata. Io credo che lui sia arrivato molto colpito dalla risposta alla crisi greca e poi alle altre che la Germania della Merkel, che la Merkel ha imposto sulla base del principio che esiste il diritto assoluto solo dei creditori, dei grandi creditori. Allora lì io capisco, perché lì è uno snodo che anche in tanti di noi, me compreso, ci metto, è stato dirimente, cioè quello è uno spartiacque. Naturalmente uno può dire, beh, non è la singola Merkel, il problema è che la Merkel ha dato espressione a qualcosa di molto profondo, a una Verfassung economica, che è quella ordoliberale, e al tipo di pedagogia politica, diciamo così, che la classe dirigente tedesca ha compiuto, ha sviluppato da tanto tempo oramai, verso il popolo tedesco. È anche vero però che, mi ricordo, a suo tempo ci fu, proprio in quegli anni, ci fu un attacco feroce di Kohl, motivatissimo, un'intervista di Kohl durissima verso la Merkel, in cui diceva chiaramente è una tattica, non è una stratega, non sta facendo quello che servirebbe. Ora ci avrà avuto i suoi risentimenti personali, però c'era anche era una critica nel merito, cioè quindi, come dire. Allora, è chiaro che il problema non è la Merkel, il problema è quello che c'è dietro, cosa la Merkel esprime, che è molto più strutturale. Però Habermas, in fondo, prendendosela con lei, dice, insomma, quello è il punto apicale, diciamo, è il simbolo di una strada sbagliata, ecco, che ci porterà fuori binario. Se posso dire un'altra cosa, ma ne dico solo una, diciamo, due velocemente. Una è sul potere. Allora, in infatti è enorme, ma sempre molto colpito, fa questo ricorso a Arendt, cioè l'idea di un potere alternativo, il potere come agire di concerto, la Macht, come però azione, un potere orizzontale in qualche modo, opposto al potere, alla Gewalt, all'Herrschaft, al potere verticale, che chiaramente poi non è facile da inserire, cioè sembra un po' una zeppa di appoggio,
in un contesto che è in fondo la ricostruzione dello Stato democratico di diritto, istituzionalizzato. Non è così facile metterci quella nozione di potere alternativo elaborato da Arendt, pensando poi alla polis, a una sorta di attualizzazione della polis. Quindi, però è significativo, cioè Habermas non l'ha mai teorizzato fino in fondo, non ha scritto una teoria del potere, ovviamente, se l'abbiamo guardato, però si possono trovare vari luoghi in cui cerca di far riferimento a un'idea di potere alternativa a quella legata alla, a quella tradizionale, comunque a quella legata alla sovranità moderna. Non a caso poi ci sono quei passi importantissimi in cui dice vai, sì, Hobbes, cioè, perché per me è assurdo, senza Hobbes cosa facevi di tutto questo Stato democratico di diritto? Niente. Però, e lui un po' lo sa, però poi dice vabbè, ma erano crollati, insomma, sono rimaste in piedi queste colonne, c'è un'immagine molto suggestiva, no, di questa cupola sacrale che è crollata, la teologia politica, però rimangono in piedi queste colonne che però sono delle rovine, peccato che con quelle rovine hai costruito il diritto moderno e lo Stato moderno, quindi poi tanto rovine, cioè, saranno delle rovine ma sono dei resti senza cui non fai niente. E quindi c'è questo doppio, questa ambiguità di fondo, per cui da un lato ha bisogno della sovranità per fare il diritto moderno, dall'altro però la vuole negare, e dall'altro va alla ricerca di un potere orizzontale, ma che insomma poi francamente non si capisce come sfoci nella democrazia rappresentativa, fra l'altro, cioè non è... Cioè è chiaro, è un dire abbiamo bisogno di alimentare questi politicamente i mondi vitali, ecco, in fondo è un po' dire questo, però insomma non si fondono secondo me adeguatamente, tanto che lui mi ha detto che ha cambiato idea, però l'ha cambiata un po', perché è lui che va lì a New York a dire con la Butler and Company, certo Schmitt è brutto e cattivo, però... Sto trono vuoto è un problema, un po' c'aveva ragione, certo il politico non può essere verticale, però nella società civile dobbiamo ricostituirlo, il politico è analogo al simbolico, anche cosa interessante questa, analogia tra il politico e il simbolico, cioè che poi l'idea di una terzietà, di una trascendenza laica, che io vedo in analogia a quel discorso sulla religione, poi infatti quando deve mettere un contenuto nel simbolico tira fuori il contributo delle culture religiose. Poi dice anche non religiose, però è chiaro che sono quelle religiose quelle che interessano di più. E allora tutta questa operazione di liberazione dalla teologia politica moderna non riesce fino evidentemente c'aveva un problema, perché poi alla fine risbuca fuori. Sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale non sono tanto d'accordo, perché secondo me pure lì ci sono dei problemi grandi come una casa. Cioè nel senso che... Insomma, lui è coraggioso nel riconoscere che l'analogia domestica è fuorviante nell'Occidente diviso, no? Ed è molto lucido, io lo riconosco. Dopodiché, quando c'è deve, cioè quello che voglio dire io è questo, vabbè, non c'è il problema della democratizzazione, ma anche dire la pace e i diritti umani, presi sul serio, poi se ci mette come sono d'accordo, l'ecologia ancora peggio, insomma, è politica quella, non è poco, è tantissimo. Cioè tu sei, perché l'ONU, che lo fa l'ONU? L'ONU in crisi, però, cioè in realtà il problema di... Sì, ma il problema, però la domanda è, lo facciamo, siamo sicuri che lo facciamo con lo Stato mondiale o con un analogo che però deve essere abbastanza politico, o no è meglio farlo con la cooperazione internazionale, con un rilancio dell'internazionalismo, in un mondo pluriverso, diciamo così? Questo è il nodo. Che ho il sospetto che quel discorso sembri aggirare, dire vabbè non c'è bisogno della politica, insomma di un ordine politico mondiale, però poi riesce fuori, lo vediamo nella questione, ma lo dico come problema, io stesso ho molto oscillato, cioè il diritto umanitario minimo, il diritto a diciamo, una sorta di diritto alla preservazione del genos, quindi in certi casi l'intervento umanitario è giustificato, però noi siamo di fronte al collasso della protezione umanitaria, cioè non regge, anche una prospettiva deflazionista non si è istituzionalizzata in alcun modo, perché non, cioè dipende sempre dall'interesse strategico, dalla presenza di un interesse strategico di una potenza, via. E non si esce da questo, è molto difficile secondo me. Insomma, è triste dirlo, perché penso anch'io che sarebbe auspicabile, però almeno un minimum, però mi sembra che ci sia molta più politica di quanto
Habermas sia disposto a vedere. Ecco. Bene, a voi. Noi comunque, in sintesi, allora dai, chi deve parlare? Prego. No? Io semplicemente due battute sulle domande, molto, sono le osservazioni più che domande interessanti, che adesso ovviamente purtroppo non c'è tempo di affrontare. E il richiamo a Spinelli, Stati Uniti d'Europa, per Habermas resta un punto di riferimento forte il richiamo a Spinelli, insomma, anche se è tutto un discorso appunto completamente diverso da quello che poi l'Europa è stata realmente, e un discorso, lo stesso tema della pace, devo dire, quando si magnificano i 70 anni di pace, insomma è un po' discutibile, perché sappiamo che l'Europa ha avuto grosse colpe sulle guerre balcaniche degli anni 90, eccetera, quindi anche bisogna andarci un pochino più cauti. E patriottismo costituzionale è un tema molto complicato, perché costituzionale sì, ma anche oggi sempre molto identitario, quindi qui lascerei la parola a Nello. Forse bisogna mettersi più roba, infatti, e molto giuste le osservazioni che faceva il collega, cioè c'è questo nocciolo irriducibile in Habermas, e questo è quello che conta, cioè la ragione non la puoi azzerare, cioè quello che a me piace in negativo, cioè contro non l'apologia in positivo, ma contro il disfattismo della ragione, cioè un qualcosa che non puoi cancellare, le buone ragioni non le puoi azzerare del tutto, ecco, non sono quello che governa il mondo, per carità di Dio, però hanno un nocciolo irriducibile che sta appunto nel fatto che parliamo, abbiamo le pretese di validità, eccetera. Anch'io due parole sul patriottismo costituzionale, sì, due, se no... No, in effetti è lì il punto, è meno identitario di come sembra, cioè questo è il limite della posizione di Habermas, che ancora il patriottismo costituzionale ha un contenuto della Costituzione che sono i diritti, diritti che appartengono a una grammatica dei diritti che si sforza in fatti enorme di tirar fuori dal principio del discorso, e qui anzi deindividua questo patriottismo, sono tutti patriottismi uguali, e quello che manca il patriottismo costituzionale nell'Unione Europea, cioè un'identificazione anche affettiva con un nucleo valoriale, ma lì questo legame coi diritti è il punto innovativo della filosofia politica habermasiana, perché Habermas due cose porta, cioè tutto fatti enorme è una ritraduzione dello Stato di diritto liberal-democratico con i diritti nel contesto della grande tradizione del pensiero giuridico tedesco, e come dico, un grande fatto per la Germania, ma non è che è una grande novità sul piano globale della teoria del diritto. Le due grandi novità sono la teoria della sfera pubblica, che non esiste in nessun'altra produzione, e la co-originarietà dei diritti e della volontà. Quelli sono i punti della volontà democratica, della volontà sovrana democratica, cioè quel potere orizzontale è un potere orizzontale che è già in partenza in comunicazione con un nucleo forte di diritti che lo costituiscono in quanto potere volontà sovrana democratica, e quello è il contributo, diciamo, più importante che Habermas abbia dato alla filosofia politica. Ci sono tante altre cose, ma mi fermo qui. Una nota sull'Habermas Merkel, l'Habermas impolitico, il momento più impolitico di Habermas politico fu quando ebbe il coraggio di pronunciarsi contro la riunificazione della Germania, che Kohl aveva inventato, cioè aveva, da politico furbo, capace, visto una finestra d'opportunità che andava colta in quel momento, e Habermas ebbe il coraggio di dire non siamo pronti. Tutta la sinistra era dubbiosa, no? Non poteva opporsi. Vabbè, grazie. Prego. Une minute, si. Je vais simplement revenir sur la question sur le patriotisme constitutionnel aujourd'hui dans le contexte populiste d'aujourd'hui. Je pense qu'effectivement il y a une actualité de la thématique pour répondre au regain de nationalisme, parce que le patriotisme constitutionnel se pense
pour une intégration des citoyens qui ne soit pas fondée sur une identité de l'ethnie, donc contre un nationalisme ethnographique, ethnologique, pardon, ethnique plutôt, merci, tout simplement. Donc il y a bien une réponse possible au regain de courants nationalistes d'ultra-droite. Mais après, ça c'est au niveau domestique, au niveau national. Je pense par ailleurs que cette vision des choses, le patriotisme constitutionnel, fonctionne réellement dans certains États. On le voit, je pense qu'aux États-Unis, ça fonctionne bien. C'est bien la référence à la Constitution qui permet de souder les différents groupes sociaux d'origine ethnique différente. En revanche, le problème, c'est que je pense que c'est aussi pour ça que Habermas ne réemploie plus trop cette expression, c'est qu'il a lancé un moment où il y avait dans l'air le projet d'une constitution européenne, et puis elle a complètement échoué. Donc, pour lui, donc, lorsqu'il nous parle de l'Europe comme une vision cosmopolitique, il n'a plus envie, il ne peut plus parler de patriotisme constitutionnel, puisque nous n'avons plus de référence constitutionnelle réelle. C'est le traité de Lisbonne, c'est pas la même chose. Forse dovete andare voi. Sì. Allora li salutiamo e scusiamo. Continuiamo. Grazie. Se devono prendere un treno è l'ultimo. Merci beaucoup. Bene, grazie. Grazie. A voi parte aussi. Allora, ma continuiamo. Rentrer a Roma. Continuiamo con Jean-François. Sentiamo la sua risposta. No, adesso dai, qualche minuto. Loro purtroppo devono prendere un treno ed è l'ultimo per Roma. Ce ne sono altri. Bon. Au revoir e merci. Merci beaucoup. Ciao. Allora. Je vais dire juste deux mots. En réponse aux différentes questions. Là, je dois dire que moi, je suis un peu sceptique, malgré tout ce que j'ai dit en faveur de Habermas et de l'intérêt de sa pensée aujourd'hui, que je crois toujours, mais je me posais en écoutant les questions et les réponses, y compris de ma voisine, je me posais la question comment opposer de manière efficace la thématique du patriotisme constitutionnel ou d'autres formes à un discours qui se fonde sur la post-vérité. Nous vivons, si la norme du discours politique devient la post-vérité, disons la norme trumpique ou trumpienne, du discours politique, le propos de Habermas apparaît ou bien comme un salutaire rappel à l'ordre, mais une sorte de « bon, c'est vrai, on ne devrait pas dire n'importe quoi, etc. » ou bien comme un discours malheureusement sans effet. Même chose pour le populisme. J'ai vu sur le programme que mon ami Chantal Mouffe va venir prochainement. Elle est déjà venue. Bon. Elle retournera quand tu Je me dispute avec mon amie Chantal Mouffe depuis assez longtemps, justement. Elle qui, avec Ernesto Laclau, a tenté de formuler un programme politique. Et je me souviens, on se connaît depuis 30 ans. Et on avait, alors elle et moi, pour des raisons différentes, nous intéressions à Carl Schmitt comme étant une manière de répondre précisément aux apories de la du discours libéral-démocrate trop consensualiste, etc. Habermas. Mais la manière dont eux, par exemple, ont formulé une sorte de programme théorique et politique qui aujourd'hui représente le substrat théorique des positions de Mélenchon en France, par exemple, et de Podemos, bien sûr, en Espagne. On a lu ces dialogues avec, comment s'appelle-t-il, Herreron, le dialogue entre Chantal et Herreron. Je me dis qu'à ce moment, enfin,
Là, je me dis que le recours à Habermas peut être salutaire pour, en quelque sorte, opposer des arguments à cette forme de... Moi, pour ma part, je suis assez sceptique sur l'unification des populismes. Je ne suis pas certain qu'il y ait quelque chose de commun entre le discours de, disons, de Podemos ou de Mélenchon en France ou de... les Grecs, c'est encore autre chose, parce qu'eux, ils ont récupéré effectivement une partie de la tradition du populisme traditionnel de la classe politique grecque. Bon, c'est autre chose, disons. Mais je ne suis pas du tout certain qu'on puisse réunir sous ce concept des choses aussi opposées que... la politique néo-républicaine aux États-Unis, enfin néo-républicaine trumpienne aux États-Unis, ou bien le populisme. Je ne parlerai pas de l'Italie, je ne me permettrai pas de proférer un jugement sur la politique italienne que je ne connais pas assez, et puis je n'ai pas le droit de le faire, je vous laisse le faire, mais ce qui se passe en Europe de l'Est, etc., je crois qu'on aurait beaucoup de mal à trouver un noyau théorique commun. Mais dans tous les cas, est-ce que l'on peut trouver aujourd'hui chez Habermas des éléments pour combattre de manière efficace ce type de discours, notamment le populisme d'extrême droite, c'est-à-dire un populisme pour lequel la référence à la vérité factuelle, c'est-à-dire ceci s'est passé hier ou ceci ne s'est pas passé hier, a perdu toute signification? Et là, on mesure, me semble-t-il, les limites d'un discours pour lequel la rationalité demeure une référence indispensable. Sì. Però il problema è che il riferimento alla realtà e alla verità l'ha persa anche il discorso dell'establishment neoliberale. È quello, che la post-verità è pure del sistema. E quindi è facile poi dare spazio. Cioè, nel senso, è, se si dice in francese, è un assist al populismo di destra. Cioè, io non sono convinto che ci sia un racconto, una resì, serio e oggettivo delle élite neoliberali e i populisti che dicono le cose false, perché è un po' più complicato. Quindi c'è una reattività, poi sono d'accordo sul fatto che dire, ma infatti anche la Chantal parla di una strategia, populismo come strategia, e distingue rigidamente tra populismo di destra e populismo egemonico e populismo di sinistra. Io poi penso che identificare, come faceva Ernesto, che era, ha dato un contributo importante, egemonia e populismo sia un errore. Cioè, nel senso, in Gramsci, egemonia. Gramsci parla pure di populismo, anche positivamente in qualche passaggio, ma l'egemonia è una cosa diversa dal populismo. Il populismo può essere una tattica o una strategia momentanea per ricostruire una politica egemonica. Questo anche in alcuni passaggi di Gramsci. Quando parla di crisi parlamentare, di una crisi della democrazia parlamentare, allora c'è le fasi populiste. Ma non che il concetto di egemonia e il concetto di populismo siano la stessa cosa, perché questo... Però loro, Ernesto e la Clau e anche Chantal sulla sua linea, sulla sua scia, l'hanno un po' letta così, diciamo, no? Cioè è un uso, forse perché quella dissoluzione linguistica, retorica della... quella paura dell'essenzialismo ha portato a ridurre l'egemonia a una strategia appunto linguistica in qualche modo, ecco, forse è questo. Però in Gramsci c'era ben di più, su questo non c'è dubbio, c'era molta più sostanza, molto più, no? Bene, penso che possiamo chiudere, che dite? Se non ci sono altre curiosità. Allora lo facciamo ringraziando molto i nostri amici per il grande contributo che ci hanno dato.